a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Io sono Anna, oggi parleremo di skincare. Come avrete già detto dal titolo, parleremo di Festiori, un brand con cui io collaboro e che mi ha inviato tantissimi prodotti. Ci tengo però a dirvi che questo video non è sponsorizzato. Una mia iniziativa questa di fare un video su YouTube e di parlarvi del brand, perché è un brand che vale tantissimo a mio parere e che dovrebbe essere un po' più conosciuto. Cioè, io non l'ho mai sentito menzionare dalle grandi influencer o le grandi YouTuber, però secondo me merita tantissimo. Merita tantissimo per gli inci, merita tantissimo perché comunque è un brand che si preoccupa del nostro pianeta. Tutti i pack sono in vetro e quindi riutilizzabili anche. Un brand appunto con degli inci, come vi ho detto poco fa, puliti, e quando io intendo inci puliti intendo dire che sono delle formule che non hanno degli ingredienti, chiamiamoli così, dannosi per la nostra pelle, per il nostro corpo. E quindi io, nel senso, ne sono entusiasta. Li ho provati per tantissimo tempo, alcuni, altri che mi sono arrivati da pochissimo. Quindi io ho provato un cleanser, un detergente in crema, il tonico, una crema giorno, una crema notte, il lip balm e da poco anche un detergente in olio. Dunque, il brand comunque è anche cruelty free. È un punto a favore del brand. A me piace tantissimo, è anche vegan, perché il balm, ad esempio, all'interno contiene un olio di un frutto che in questo momento non ricordo, però non contiene cera d'api, quindi anche vegan. Non, tutto quello che ho provato è performante. E anche i prezzi sono più che onesti, perché per l'alta qualità che hanno questi prodotti, per me, ad esempio, questo cleanser da 180 ml, se non sbaglio, costa sui 13 euro, che non è tantissimo, e vi posso garantire che questo qua vi dura un sacco, perché io avevo la travel size, perché appunto il primo pacco che ho ricevuto del brand io avevo così tanta skincare aperta, così tanti prodotti aperti di skincare, che non me la sono sentita di scegliere dei prodotti in full size. Quindi ho preferito provare più cose in travel size, però mi sono fatta un'idea, perché comunque li ho testati per parecchi giorni. Le creme, ad esempio, mi sono durate tantissimo. È un brand made UK, quindi inglese, però ha un sito europeo e da pochissimo tempo ha appunto fatto il sito anche in italiano. Il pacco comunque vi viene spedito dalla Germania, quindi non c'è dogana, e su questo potete stare tranquilli. E dunque iniziamo appunto, vi inizio a parlare dei prodotti uno per uno, tutti quelli appunto che io ho provato. Allora, partiamo dal cream cleanser. È un cleanser con vitamina C, quindi un detergente con vitamina C in crema. Io questo qui non lo apro perché voglio, ho iniziato un altro cleanser sempre del brand, quindi evito di aprirlo, però la travel size l'ho praticamente finita tantissimo tempo fa, me ne sono veramente innamorata. È un detergente molto delicato, è appunto in crema, ne dovete applicare veramente pochissimo, altrimenti vi va a, come dire, ingrassare un po' la pelle. Secondo me è adattissimo per chi ha una pelle secca come detergente, perché è molto molto idratante, non vi lascia quella sensazione assolutamente di pelle che tira. Io ho una pelle mista e l'ho veramente amato nel periodo, cioè io l'ho ricevuto nel periodo invernale, l'ho praticamente amato e ho sentito proprio la differenza tra il detergente che utilizzavo prima è questo qui, appunto con vitamina C, perché proprio vi lascia la pelle rimpolpata, luminosa, molto idratata. È veramente il top, mi piace tantissimo. Poi il tonico, io il tonico ancora ce l'ho, ne ho ancora metà flacone, ma l'ho utilizzato per un
2-3 settimane circa, appunto con tutti gli altri prodotti per farmi appunto un'idea chiara di tutta la linea. Però l'ho accantonato perché avevo altri tipi di tonico aperti e quindi insomma dovevo smaltire un attimino quelli che erano stati aperti in precedenza. Anche questo qua è un tonico che fa il suo dovere, sì, è molto idratante e anche questo qui a me piace tantissimo. È idratante, ma non vi fa lucidare, che sia ben chiaro, perché io comunque sia una pelle mista, quindi a me mi si lucida tantissimo la zona del naso, il mento e la fronte. Nonostante questo tonico idratante, non mi lucidavo durante la giornata. Poi ho provato la crema con vitamina C, anche questa è molto idratante, non in maniera eccessiva, e ha un SPF 20. L'SPF nella crema idratante giornaliera io la preferisco, cioè preferisco avere una protezione solare direttamente nella crema perché diciamo lo corriamo sempre ogni giorno e quindi avere comunque l'SPF nella crema per me è la benedizione, perché comunque io utilizzo e prediligo i fondotinta ad esempio con SPF. Quindi l'SPF della crema più della crema idratante più ci metto l'SPF del fondotinta, evito di, ad esempio, se esco per passeggiare il cane mezz'ora, evito di utilizzare la crema solare. Poi ho utilizzato crema notte ancora ce l'ho e ce l'ho praticamente nel comodino perché quella è la mia crema notte nel caso in cui non riesco a fare skincare qui nella stanza dove mi trucco e dove registro i video. Perché alcune volte mi succede che faccio tanto tardi, mi strucco in bagno e ho anche un tonico in bagno e magari io ho un bambino piccolo e quindi alcune volte magari vuole andare a letto e allora ci cambiamo per la notte, non entro più in questa stanza, insomma, metto la crema appunto a letto. Posso rinunciare al siero, ma alla crema notte mai. Inoltre quella ancora ce l'ho perché ad esempio questa qua la vitamina C è completamente finita. Quella notte ce l'ho perché avevo anche un'altra crema da smaltire sempre con vitamina C e una crema notte, quindi ho cercato, cioè l'ho provata per un tot, poi l'ho accantonata per terminare quella che era aperta già da prima. Poi ho utilizzato il balm. Questo qui è praticamente il balm che io utilizzo tutti i giorni, ne basta pochissimo. Io lo utilizzo, vi dico la verità, ultimamente anche una volta al giorno. Non mi serve andare a riapplicare tantissime volte il balm e lo applico poi sempre prima di truccarmi, o quasi sempre. Poi ho iniziato ad utilizzare anche il cleanser oil, questo qui che mi hanno inviato da pochissimi giorni. Allora, cosa dire di questo cleanser oil? Ha diversi oli, tra cui olio di rosa canina, ha la glicerina, ha anche l'olio d'argan e cranberry, quindi sono una serie di oli abbastanza comunque idratanti. Io ho scelto di prendere questo, vi dico la verità, perché pensavo di potermi struccare con quest'olio. L'ho fatto e pizzica un po' gli occhi, cioè se voi massaggiate e poi li aprite vi bruciano un pochino, quindi nel momento in cui li chiudete e togliete il tutto con il panno, perché sapete che io mi strucco comunque con il panno in microfibra e non avete più il fastidio. Sapete che io in genere preferisco gli oli per struccarmi naturali, infatti questo qua è del tutto naturale, questo olio, però appunto forse ci sarà qualche olio in particolare, non so quale, che fa bruciare gli occhi, il che mi dispiace in parte, però pazienza, lo utilizzerò appunto come detersione e voglio utilizzarlo a questo punto come detergente al mattino. Sul sito poi trovate anche, su qui è un set
per esempio qui in questo set voi trovate il cleanser e una tovaglietta in cotone grezzo ed è morbidissima e potrebbe essere anche, infatti, 100% cotone organico. E queste, per esempio, possono essere anche delle ottime idee regalo, ad esempio, per chi è appassionato di skincare. E poi sul sito trovate anche altri accessori e da poco, se non sbaglio, poco tempo, perché me ne sono accorta poco tempo fa, hanno lanciato anche i fondotinta. Sono curiosa, li vorrei provare veramente, però devo capire bene le colorazioni, insomma, dovrei in caso poi più avanti fare un ordine, vedere di provare anche il make-up. Quindi io spero di esservi stata utile, di avervi fatto conoscere appunto una nuova realtà, un brand nuovo che vi ripeto, secondo me è veramente molto molto valido. E come sempre vi invito a iscrivervi al canale, attivate anche la campanella così vi arriveranno le notifiche quando ci sarà un nuovo video. E mi raccomando, interagite anche con il video, quindi lasciate un like e se avete qualcosa anche da chiedermi potete farlo giù nei commenti. E vi lascio anche il link, come sempre, del mio profilo Instagram, se volete contattarmi lì e chiedermi qualcosa. Sarò felicissima di aiutarvi e vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!